Salve a tutti ragazzi da Chris, piccolo messaggio, sì, messaggio, piccolo video di giornata per parlarvi del mercato capina terminato, dare un voto. Ne abbiamo già parlato ieri sera e ne riparliamo un po' oggi. Per me il voto è insufficiente nel mercato, non per i giocatori che sono arrivati, che mi stanno benissimo, sono bravissimi. Ultimo Caramocchi, va a Crogerete, che è un bravissimo giocatore, ma e soprattutto perdere le tempistiche, la cessione di Mourinho affrettata e non rimpiazzata. Insomma, non si può cominciare il campionato avendo Ranocchia, il bravissimo Van Aanholt, che comunque bisogna dire che 19enne, 17enne che sia, è convocato per l'Under 21 belga. C'erano delle squadre che erano disposte a mettere 10 milioni per lui, quindi insomma, tanto scemo, non, tanto scemo, tanto scarpato non è, certo che. Volevamo quei giovani della primavera, adesso ce abbiamo lui, abbiamo Caramo che arriva, che secondo me sarà il nostro miglior acquisto. Tempo al tempo e vedremo chi ha ragione. Leggere che sia un, come tutti dicono, un mangiabanane, questa roba razzista, e chi lo insulta, insomma, mi fa un po' ridere. Ho visto un po' ho letto sui social, sui gruppi, su delle pagine. Ho visto dei video su YouTube di gente che si lamenta, per esempio, perché non c'è il vice Cardi, ma come cazzo, prima tutti volevate Pinamonti assolutamente, che come il vice Cardi, perché non possiamo giocare credo dalla primavera, adesso che magari lo si fa, non va bene, perché ci vuole il vice Cardi, insomma, mettiamoci d'accordo, mettiamoci d'accordo. Gente che dice, che ne so, boh, lasciamo prendere, non voglio fare imbarazzo, non voglio neanche creare polemiche. Sono deluso, sì, molti sono delusi da Sanning. Certo che c'è qualche errore che posso imputare alla comunicazione, che è molto lenta, molto roba di burocrazia. Sentito dire che molti dicono che è una balla quello del governo cinese. Ieri pure la conferenza stampa dell'Espagnol, dove il vicepresidente ha parlato di questo blocco cinese che blocca il presidente dell'Espagnol, che è un cinese. L'arresto e il fermo di Jiang Li, il patron di Wanda Group, che è in Cina, non può uscire più dalla Cina. Insomma, non mi sembrano balle e scuse per non pagare. Quindi, certamente si poteva e si doveva far meglio. Ma quelli che dicono sì, ma se lo sapevano prima perché non è costato prima, se tu ti dico come pensi là, ti dicono A e devi fermare. Non è che se tu lo sai 10 giorni prima, ora gli compri i giocatori. Se questi dicono che non va bene, che ci sono troppi soldi che escono e vanno all'estero, questi qui giustamente non lo fanno. Io capisco il loro punto di vista, essendo realista, no? C'è un deluso, come è incassato insomma, perché la squadra è incompleta oggi. Ma essendo realista, cerco di capire quello che è successo, mi adeguo, cioè non posso neanche dare tutte le colpe come molti danno a Sanning. Coglioni girati, potevano far sicuramente meglio, ma dire che sono qua a fare chissà che cosa, pigliarci per il culo, no. Fino a prova contraria, i proprietari sono loro, che vuole diciate loro, decidono loro. Non ci resta altro che stare dietro la squadra. Sento dire che se Spalletti, con Spalletti bisogna stare tranquilli, che lui è, ma cazzo, Spalletti a me va benissimo, è un grandissimo tecnico e su quello tutte le cose che hanno detto di buono su di lui non ci piove, non ci piove. Ha fatto bastonate con i tifosi della Roma, con Totti, insomma, quindi benissimo, benissimo Spalletti. Ricordiamoci che Spalletti non scende lui sul terreno di gioco, ricordiamoci che Spalletti non è Mago Merlino, Mago di Oz, che c'è la bacchetta e tutto diventa color oro. E tutto va bene, quindi ci saranno. Mi aspetto già ai primi passi falsi tutti i detrattori di Sanigo, del mercato, così, che sono pellai, non pellai. Ho letto di gente che i giocatori che sono arrivati, cioè Caramo fa schifo, ok, Dalbert fa schifo, ma tutti schifo, tutti schifo e finiamo come lo scorso anno. E vabbè, secondo me faremo bene, tocchiamo ferro. Abbiamo visto Miranda che ha rischiato di farsi male, che ha perso la memoria, niente di grave, Cancelo ci è partito 40-50 giorni fuori, insomma, cominciamo bene. La coperta è corta dietro. Comunque, insomma, i difensori centrali sono quattro, erano anche a quello, certo che ci voleva un altro. Ecco, questa è la cosa che mi ha lasciato molto, molto, molto perplesso. Insomma, non si è riusciti a prendere un difensore. Basta, tutti che criticano Sabatini, Ausilio, quanto avevano 50-60 euro da spendere, cosa volevate che si inventassero? Poi la comunicazione di Sabatini,
di ausilio, che dicono che tutti danno contro l'ausilio, che ha parlato male, ok, sì, se volete. Non mi sembra di poter dire che devo tirare la croce addosso a questi due poveri cristi, insomma, faranno quello che possono col mister. I giocatori sono arrivati, mi vanno bene, sono bravissimi e secondo me Caramol sarà il miglior giocatore che abbiamo acquistato quest'anno e molti, quelli che lo insultano, il nuovo Kondogbia, il nuovo Bebeni, addirittura a sfondo razzista, mangia banane, che viene a finire la Serie A, si ricrederanno su questo ragazzo. Ieri il Paris Saint-Germain e il Barcellona comunque si sono inseriti e hanno cercato di scipparcelo, e non solo loro, l'Arsenal, il Manchester City e altre, quindi tanto pellaio non deve essere. Vi ricordo che Mbappé nel Monaco non lo conosceva nessuno, di era riserva, e Lemar, nessuno di voi a ottobre lo conosceva, eppure a gennaio tutti leggevo sul mio gruppo, sui social, cazzo, società del cazzo, perché noi giocatori così non li scopriamo mai, 5-6 milioni, ecco, adesso che magari hai preso questo Caramo, che grazie a tutti è uno delle migliori speranze del calcio francese, se vedete bene, e Mbappé non va bene perché l'abbiamo preso noi. Le scoperte si fanno così, si deve anche rischiare a volte. Certo che, anche secondo me, dopo che Sabatini dice abbiamo bisogno di attaccanti esterni che ci portano dato i gol, c'è stato un cambiamento di rotta, di tendenza, è inutile nasconderlo, è inutile dire che non sia vero, cambiamento di tendenza della società, dovuto, non dovuto, il blocco del governo, c'è che illustri youtuber dicono che sono balle. Io rispondo invece che non sono balle, perché sono cose vere queste qui. Magari è solo propaganda politica, che per il momento questo qua il governo vuole farsi vedere, e poi, come si dice, se l'enterrà la presa a ottobre. Ma se diversi patroni di grandi società all'estero sono stati arrestati o sono bloccati in Cina, non proprio arrestati, ma sono bloccati, non possono uscire dal territorio, qualcosa vorrà pur dire. Quindi basta. Io non mi sento tradito da Sani come molti altri. Certo non sono contento, però sono realista. Io non sono né ottimista né pessimista, l'ho detto 100 volte anche ieri nel live. Sono realista, realista. Il realismo è quello che ci permette di vivere, non il pessimismo o l'ottimismo. Se uno non è realista non funziona. Io cado per terra, mi rialzo e cerco di camminare. Non è che cado per terra, magari io ho la bua, piango 2 secondi, poi mi rialzo e vado. Non è che sto a piangere e insultare la gente, che tanto con gli insulti e fregnare non si fa niente. Cioè, no, la vita è così, sono realista. Poi ognuno la vede, la pensa giustamente come meglio crede. Insomma, io tutti questi isterismi non me li faccio. Ci credo, credo nella squadra. Ci sta Ranocchia, il giocatore che forse insulta di più insieme a Kondogbia e altra gente che ho insultato. Eh beh, quando gioca per l'Inter lo supporterò. Spalletti, vediamo se ci risuscita pure questo. Cosa dobbiamo fare? Questo è. Cosa dobbiamo fare? Siamo a questo punto qua, vediamo se a gennaio si riesce a rinforzare la squadra. Però, insomma, non mi faccio illusioni. Speriamo soprattutto che l'abbiamo molti infortunati, continuiamo così. E poi basta. Insomma, ormai il mercato, i giocatori sono arrivati, sono ottimi. Però la squadra è incompleta, questo è sicuro. Sicuramente dietro, davanti, io sono molto, molto fiducioso su Caramo, a differenza di quello che pensano molti. Caramo ci darà delle tante soddisfazioni, tante, tante belle soddisfazioni. Prima di giudicarlo, vediamolo all'opera. E non è che lo si giudica solo vedendo gli skills, se fa la giocata, su altre cose si deve giudicare, come si muove, cosa fa. Io l'ho visto giocare diverse partite intere. Conosce il fatto suo ragazzo, si fa rispettare, smaliziato, lo vedrete, lo vedrete. Quindi, come dicevo, come Lemar, come Dembélé, là gli faccio un altro nome, Diakabi. Diakabi giocava a Rennes, non era neanche titolare, esattamente come Caramo, esattamente come Lemar, esattamente come Mbappé, quando non era conosciuto. Il settore giovanile era considerato promessa, non promessa. Questo qui è arrivato al Monaco, certo adesso sono arrivati Keita e Jovetic, ma lui nelle prime 4 giornate ha fatto antigol. Andatevi a vedere Monaco Marsiglia gli highlights, e guardate su Diakabi, ragazzino, nuovo Dembélé, andatevi a vederlo giocare. E poi c'era quell'altro, 18enne, Monaco, Mbula, che era a Barcellona, un altro fenomeno. Monaco forse non la squadra è buona, Monaco, sono veramente bravi davanti. Non so se batteranno per San Germain, se divertiranno. Devo fare l'artificazione, ieri aveva dato per fatto Sanchez, che infatti aveva l'accordo così, doveva andare. Si è saltato all'ultimo momento perché Lemar ha rifiutato il trasferimento all'Arsenal. Quindi l'Arsenal alla fine ha deciso di tenersi il giocatore, perché se no Wenger si scavava la fossa da solo. Sto scemo qua aveva rifiutato 115 milioni, che ne so io,
fine luglio dal Paris Saint-Germain e poi ha venduto 65 milioni. Ha venduto Sanchez a 65 milioni e ha offerto 100 al Monaco per Lemar. Un po' che Lemar è fortissimo, ma è un ragazzo che come Caramo 5 milioni, i prezzi sono questi. Abbiamo visto Zappa Costa 25 milioni. Certo che se Conte si svegliava 2 giorni prima ci offriva 30 milioni, magari noi facevamo andare via Candreva, prendevamo Keita con una formula diversa, potevamo dare 10-15 milioni cash e poi fare un obbligo e con gli altri prenderci Mustafi. Comunque Mustafi, questo signorino, all'Arsenal becca 2,5, all'Inter che sta 4,5 di ingaggio, insomma ci ha preso per la gola pure lui. Quanto a Rolando, il Marsiglia ha rifiutato la nostra offerta di prestito con diritto e Garcia non ha voluto mollarlo né a noi né a Saint-Étienne né anche a due squadre turche. Quindi Garcia voleva tenerselo. Magari potevamo tentare Burdisso o come so, Paletta, però non mi sembrano che sia, poi, sembrano sia molto migliorano. Questo è quanto comunque, ragazzi. Dai, vi ringraziamo per ieri per il live, eravate in tantissimi, speriamo sia andata bene. La live italo-francese, c'erano tanti francesi, insomma noi ci siamo divertiti, speriamo anche voi. E a presto faremo una live come ci hanno domandato, una sicuramente con Luigi Inter, il nostro amico, che ieri ci ha seguito e che noi seguiamo sempre, che poi è moderatore del nostro gruppo, quindi non ci sono problemi. Con Luigi stiamo cercando di fare una live, forse nel mio canale, per far piacere ai ragazzi francesi che mi hanno chiesto di invitare Luigi, anche se non capiscono quello che dice, noi tradurremo. Sanno che è un youtuber molto apprezzato in Italia, molto competente, quindi mi hanno chiesto di organizzare con lui. Qualcuno di voi che è venuto in live ieri, senz'altro deve essere un abbonato di Luca Nerazzurro, ci hanno chiesto di fare un live e di invitare Luca Nerazzurro. Perché no? Adesso vedremo, cercheremo di contattarlo e vediamo cosa ne esce fuori. Detto questo, un bacio da Chris, ci sentiamo alle prossime. Finalmente il calciomercato è finito, si può parlare di calcio giocato, quindi amiamola sempre, tifiamo solo la fortitissima maglia, e questi sono, questi facciamoci andare bene ragazzi, al momento. Poi il tempo di piangere è finito, tanto il mercato, adesso siamo qua a piangere, il mercato è finito. Andiamo avanti, passiamo ad altro, tifiamo i giocatori, tifiamo la squadra. Io la maglia tifo, i giocatori non li idioterò mai, però quando giocano per l'Inter saranno tifati. Questo è quanto ragazzi, a domani, ciao!